Il mio primo incontro con l'artista che presentiamo stasera, Chiareale Francofrangi, è determinato da un fatto personale. Tutto nasce da un quadro, un vecchio quadro degli anni 70, che era presente in collezione, nella collezione privata di mia zia e che poi mi ha lasciato. E quindi mi ha lasciato anche questo quadro e io, curiosa come sono, ho voluto conoscere personalmente l'artista. Lui mi ha invitata nel suo studio, mi ha mostrato tutte le sue opere, mi ha spiegato il suo percorso e mi ha parlato del movimento di cui fa parte dal 91, il movimento internazionale Madì. Io me ne sono appassionata, tant'è che questa è la quarta mostra che la Galleria Marelia presenta su questo importante movimento. La prima mostra era stata quella, qualcuno c'era e si ricorderà, quella del Madì italiano, quindi raccoglieva alcuni artisti del gruppo italiano. La seconda è stata invece una mostra tematica sul tema del bianco e nero, dove erano stati invitati tutti gli artisti del movimento, tutti quelli anche di altri paesi, non solo dell'Italia, quindi una mostra internazionale. La terza invece è stata dedicata al fondatore del movimento, Carmelo Ardenquina, e a Bolivar. E la quarta è quella che presentiamo questa sera. La presentazione vera e propria dell'artista sarà fatta da Matteo Galbiati, che è il critico, che ha scritto anche un interessante saggio in catalogo che vi consiglio di leggere. Vi lascio la parola se vuole dire qualcosa sull'artista, su quello che si crede. Un saluto prima di tutto, voglio essere venuti a vedere la mostra. Ringrazio Paola per l'ospitalità, la mia seconda volta con lei, perché avevamo curato già il testo della mostra Bianco Nero Madì, che era stata fatta sempre da lei, quindi l'amore per il movimento è comune e condiviso. Da un po' di anni seguo il movimento Madì, per un interesse spiccato per questo tipo di linguaggio astrattivo, e la cosa, a me piace cercare di essere preciso nel testo, però poi quando si fa l'introduzione dell'artista è giusto anche considerare l'aspetto umano che lega le persone. Sono tutti artisti importanti, conosciuti, che hanno dei percorsi e delle storie particolarmente significative e che nel tempo per me poi erano maestri, perché comunque sono personalità che sono studiate, sono alcuni attivi da che prima nascessi, per cui sono un po' come dei miti, e poter interagire con loro, ecco, lì si vede la qualità delle persone, che da artisti si riesce a instaurare anche un rapporto umano, professionale, pur sempre professionale, ma umano e diretto, e quindi dal rapporto professionale si è passati anche nelle intense amicizie, che rendono peraltro ancora più vicino il loro lavoro, e parlare del loro lavoro ed entrare in sintonia col loro lavoro. Cioè una delle cose che li contraddistingue e che contraddistingue Frangi è la curiosità e l'interesse nel coinvolgere l'altro rispetto al lavoro. Di solito gli artisti non sono sempre così disponibili nell'accogliere nello studio, nel far vedere il lavoro, nel sottoporre all'attenzione il lavoro, invece con loro questa cosa assolutamente non succede, sia per un'impostazione, se vogliamo, del gruppo stesso, che delle opere, perché hanno questi colori così invasivi, così accesi, che immediatamente ci portano al senso che vogliono dichiarare. Una rappresentazione che si fa, come ho sottolineato anche nel testo, nel caso di Frangi, che, attenzione, non è artista Madì, solo artista Madì, ma il suo percorso nasce molto 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 prima, per cui c'è una gestazione artistica e una maturazione artistica molto lunga, che fa precedere la fase del lavoro Madì. Ecco, nel caso di Reale Frangi a me interessa nella specificità del suo lavoro, questo lavoro sulle forme che cercano una disarticolazione dal loro essere forma. In qualche modo le forme pure della geometria si rompono, si sfaldano per diventare qualcos'altro, per cercare un'altra invasione nello spazio e nell'ambiente. Tant'è che nel suo lavoro è decisamente importante anche la fase scultorea. Ecco, io sinceramente, poi magari lui non condivide il pensiero, però per me è un aspetto decisamente significativo il fatto che non riesco a porre un confine così netto tra le opere cosiddette pittoriche e le opere
scultoree, perché in un certo senso appartengono all'ambiente nello stesso modo e con lo stesso tipo di dinamica. È vero, le opere scultoree sono tutto tondo, per cui ci si può girare intorno, le altre sono fissate su una parete e in qualche modo ne vediamo solo due dimensioni, però hanno una valenza che trascende la forma piatta dell'opera, e lo spostamento, lo slittamento che c'è tra una forma e l'altra si dichiara con questi passaggi di colore, il cui registro cromatico rimane facilmente identificabile. Ecco, del Mahdi, che non vuole rappresentare, non vuole raccontare, non vuole significare, mi sorprende tutte le volte come tutti i protagonisti, pur condizionandosi pesantemente con questi paletti molto stretti, riescono a essere straordinariamente personali. Un'opera di Frangi la si riconosce, un'opera di Zangara, che anche lui qui presente, lo si riconosce, un Luigi lo si riconosce, pur lavorando con questi parametri molto, molto stretti. Ecco, questo lavoro è insistito sul proprio cercare, il mettere se stessi nell'opera, credo sia una delle cose più significative, più importanti del loro lavoro. Io ringrazio Frangi per aver accolto e scelto di introdurre il suo catalogo col mio testo, perché per me è un grande, e veramente senza piaggeria ovviamente, un grande onore lavorare con lui e con loro, che ogni volta dimostrano veramente un attaccamento al proprio fare e un entusiasmo che tante volte manca ai giovani artisti con cui mi trovo spesso a lavorare. Bisogna fare una grande fatica, ecco, con loro fatica non se ne fa proprio, pur avendo alle spalle un percorso e una solidità cammino così affermata dal tempo, dalla storia e dalle occasioni. Grazie. Io ringrazio tutti e